Nessuno deve sentirsi escluso da questa piazza, questa è una piazza che include, che non esclude nessuno, perché la famiglia per sua natura include. Grazie a tutti che siete qua, grazie a chi ho incontrato girando per l'Italia, nei paesi, nelle città, per parlare di questo, perché noi stiamo facendo cultura, anche oggi, anche in questa piazza. Grazie ai compagni di viaggio, grazie anche ai politici che combattono con noi questa battaglia da altri punti. Ma abbiamo davanti una sfida enorme, una sfida, un combattimento gigantesco che supera ogni immagine. E questo combattimento non è contro le persone, è contro le ideologie. Qualcuno in qualche università si è messo a studiare e ha cominciato a pensare che la famiglia è fondata sulla schiavitù domestica della donna. Questo si chiamava Engels, e ha cominciato a dire che la famiglia non funziona perché la donna nella famiglia viene oppressa, viene schiavizzata, e allora bisogna liberarla. E allora qual è il modo migliore per liberare la donna? Bisogna distruggere la famiglia, e lo stanno facendo, ma forse non basta. Allora qualcun altro, nelle università americane, studiando a tavolino le ideologie, ha cominciato a dire che per redimere la donna da questa schiavitù bisogna decostruire il maschile e il femminile, bisogna distruggere il concetto di maschio e di femmina. E questa è la filosofia di Judith Butler. E che cosa dice? Dice che bisogna superare la dualità attraverso un genere che diventa fluido, cioè ciascuno di noi sceglie il suo genere. E la sua parola esatta sono: non vi è un motivo perché i generi restino due. Ecco perché ai vostri figli, ai nostri figli, viene spiegato che i generi sono 58, e allora si può scegliere, ma non sono neanche permanenti, perché si può anche cambiare. Allora uno una mattina indossa un genere, la mattina dopo cambia, poi a mezzogiorno piove, cambio genere ancora. Ma chiaro che tutto questo viene fatto a costo della persona e non in favore della persona. Allora si è arrivati a un superamento della dualità. Che vogliono bene, perché non possono sposarsi? Non è, cari amici, in questione di volersi bene, è che la Costituzione considera la famiglia più di ogni altra comunità per una ragione precisa, perché senza la famiglia non nascono i figli, e senza figli una nazione muore. Qualcuno arriva addirittura a dire: nell'articolo 29 della Costituzione non c'è scritto che il matrimonio debba essere tra un uomo e una donna. Vedete che profondità di considerazione. Peccato che dopo l'articolo 39 c'è il 30 che dice: dov'è il diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli? E come vengono fuori i figli se non c'è un uomo e se non c'è una donna? A meno che non gli si voglia comprare con l'utero in affitto, ma di questo parlerà Mario Rivolti dopo di me. Il principio di eguaglianza significa mettere sullo stesso piano situazioni uguali, e qui le situazioni sono diverse. Questa piazza non solo ha la forza, ma anche il coraggio di dire nel modo più chiaro possibile che è profondamente ingiusto mettere sullo stesso piano la famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna e l'unione tra persone dello stesso sesso. E dicendo questo, non discriminiamo nessuno. Passiamo in rassegna tutto quello che l'ordinamento già riconosce ai componenti di una convivenza. C'è tutto: l'assistenza sanitaria, la possibilità di assentarsi dal lavoro per salute del convivente, tutto tranne tre voci: la pensione di reversibilità, l'accesso alla quota di legittima nelle successioni e le adozioni. Allora, se vogliamo essere onesti, parliamo di queste tre cose. Parliamo di adozioni. L'articolo 5 della legge Cirinnà apre la strada alle adozioni. Stabilisce che se una donna ha un bambino,
la sua compagna dello stesso sesso può adottarlo. Questo è il punto nodale. Se passa questo, non ci sarà bisogno della Corte Costituzionale o delle Corti Europee per renderlo possibile a tutti. Qualsiasi giudice estenderà la possibilità di adottare a tutte le coppie dello stesso sesso, perché fare il discorso lo prevedi solo per alcuni è ingiusto, vale per tutti. Questa piazza deve dirlo nel modo più chiaro possibile, lo sta dicendo: vogliamo le adozioni gay? Un po' più forte perché in certi palazzi non lo sentono bene. Vogliamo le adozioni gay? Penso che cominceranno a sentire. E perché diciamo di no? Per ragioni ideologiche, per ragioni religiose? No, diciamo di no alle adozioni gay perché ogni bambino ha il sacrosanto diritto di avere tutte e due le figure di genitore. Ha il diritto di avere un padre e una madre, perché con un padre e una madre cresce meglio, lo dice la sana pedagogia. Grazie ragazzi, ragazzi, signori, signori, nonni, nonne, quanti siete? Un balsamo per il cuore, bellissimi, questa è la maggiore delle cose, siete bellissimi, la piazza così di Roma non la vedeva da tempo. Pensate che un esponente delle istituzioni ci ha voluto salutare così, definendoci una dichiarazione proprio decentissima, una manifestazione inaccettabile. Un sottosegretario del governo ha detto che questa è una manifestazione inaccettabile. Io lo inviterei a venire qua a farci una passeggiata. Per incontrare le famiglie, le mamme, i papà, i figli e poi cambiare idea. Perché quel sottosegretario si chiama Ivan Scalfarotto e ha proposto un disegno di legge che voleva mandarci in galera. In galera voleva mandarci. Allora questo è l'elemento centrale, attenti alle leggi. Attenti alle leggi, le leggi fanno costume. Il DDL Civitana, così magistralmente illustrato dal Alfredo Mantovano, questo piccolo articolo, l'articolo 5, leggetelo con attenzione quell'articolo 5, sapete perché dovete leggere con attenzione? Perché l'hanno scritto in maniera che non ci possiate capire niente, è scritto in una lingua impolitichese, non in legalese, in burocratese, incomprensibile al popolo. E nonostante questo il popolo è qui, perché in quell'articolo 5 dove è annidata la legittimazione sostanziale della pratica del lupo in affitto, si legittima la pratica che è costruita da queste cose. Io l'ho raccontato in un libro, perché me l'ha raccontato in tante interviste di un cantante mostruosamente noto che si chiama Elton John. Conoscete Elton John? È uno che qualche settimana fa se l'è presa con Dolce Gabbana, due stilisti per esempio, Dolce Gabbana, e dicevano che la famiglia è naturale, loro sono omosessuali, dicono che la famiglia è naturale, i figli nascono da mamma e papà, sapete queste cose eversive che diciamo noi, no? I figli nascono da mamma e papà. E questo cantante si è intavolato tantissimo, gli ha proposto il boicottaggio dei loro prodotti, gli ha detto di tutto, tutto tranne omofobi, questo non aveva potuto dire, diciamo. A parte questo tutto. Allora, quel signore 68 anni, che a un certo punto della sua vita, grazie alle leggi lì approvate in Gran Bretagna per il matrimonio omosessuale, si è potuto sposare, e attraverso quel matrimonio, a un certo punto della sua esistenza, decide che vuole avere figli, e deve aver fatto una fase di tentativi perché naturali che non sono andati molto bene, diciamo così. Dopodiché, una battuta, però la questione dell'incontro con il limite è la questione centrale. Dovremmo convocare piazze così enormi per parlare di questo, l'uomo contemporaneo che incontra il limite di natura invalicabile, e quando lo incontra deve saper dire sono un uomo, sono limitato. Invece no, alcuni pensano che la soluzione sia coltivare un'invidia di cuore, l'invidia di Dio, vogliono essere Dio, vogliono farsi onnipotenti, ma è quanto lo sapendo non è possibile. L'uomo che accetta il suo limite è pienamente l'uomo, la donna che accetta il suo limite è pienamente donna. E allora questo signore per marcare il suo limite con quale strumento infernale davvero vuole marcarlo? Con i soldi, col denaro.
e col denaro vanno a cercare la donatrice di ovulo. Attenzione, siamo dentro una neolingua che dice una cosa ma ne significa un'altra, perché quella donatrice evidentemente non dona alcunché, è un atto di compravendita di quell'ovulo. Quella donna per dare quell'ovulo deve essere bombardata di ormoni per settimane, deve essere violata l'operazione di auscultazione, fatta in situazione profonda, una violazione al corpo della donna per denaro, per mercimonio. Viene poi fecondato dal seme mescolato dei due uomini che l'hanno acquistato e poi inserito nell'utero affittato di un'altra donna che lo affitta evidentemente perché in condizioni di bisogno. E tutto ciò lo racconta lui, non sono le parole mie, che quando nasce quel bambino che si chiama Zacchia e viene adagiato sul ventre di chi l'ha partorito. Poi prende forze, si avvicina al seno di chi l'ha partorito. In quel momento viene strappato con violenza al seno e consegnato ai due che se lo sono comprato. Ebbene, lo racconta il Don Giovanni, lo racconto io, che quel bambino piange disperatamente in quella sala parto, un pianto disperato che dice lui genera imbarazzo e dolore in tutti i presenti. Perché quel dolore che noi stiamo cercando di evitare, perché poi il Don Giovanni si ferma qui, il fatto che negli Stati Uniti, lui ha Gran Bretagna, e da un sacco di interviste, perché queste sono meglio opportunities, come si dice in gergo, in cui dice che ha avuto questo figlio e il figlio piange disperatamente sempre, ti prego, non ha una mamma, è questo il motivo, ma tu devi superare questo motivo ancora una volta lo stesso fattore dei soldi. E allora si mette d'accordo, verificato sui nostri smartphone immediatamente se sono due dice cavolate. Si deve fare la ricerca, Elton John FedEx. Perché Elton John si mette d'accordo con un corriere internazionale che si chiama FedEx. Per andare tutti i giorni negli Stati Uniti a prelevare dalla donna che ha partorito il latte dal suo seno per portarlo in Gran Bretagna e far sì che il bambino possa prendere quindi dalle mani di Elton John dal suo biberon fresco. Finché il giorno del compleanno di Zach in intervista al Daily Telegraph, Elton John dichiarerà in un momento di lucidità, quando Zach saprà che non ha una madre, gli si spezzerà il cuore. Avete tutti allora sappiamo, l'ideologia genere è questa, è volerti convincere che maschio e femmina sono ruoli intercambiati, che ruolo paterno è un ruolo intercambiato, che possono essere tranquillamente esserci due papà e due mamme, e se questa legge passa con quell'articolo, quella legge, il DDL civiltà sarà il coronamento di quell'ideologia, saremo costretti a subirla. Dunque l'opposizione è un'opposizione che dobbiamo chiamare in questa piazza, che non è una piazza casuale, intensamente democratica e umana. Venite a guardare le facce umanissime di noi che ci battiamo per i diritti, sì, noi che ci battiamo per i diritti civili, sì, perché quando scattano quella fotografia e c'è il bambino che piange disperato e quei diritti che se lo sono comprato, io so a chi sono i diritti a tutelare, a chi appartengono i diritti, al soggetto più debole, al soggetto più debole. Noi siamo qui, in questa piazza, a piazza San Giovanni a Roma, per dire che questi bambini non vanno toccati, che le donne non vanno violate, che la famiglia va rispettata. È la prima volta che c'è una manifestazione di famiglie che difendono la famiglia senza vescovi di loca, da cittadini, da democratici, da uomini e da donne liberi. Forza Roma, forza San Giovanni, ecco. Amici, innanzitutto continuano ad arrivare messaggi da, veramente da tutto il mondo, e in cui chi ci sta ascoltando per streaming dice: dite a tutti gli amici che sono in piazza che siamo con voi, siamo uniti.